Amici di Gizmo, bentornati e oggi siamo qui a parlare di Color OS 14, ovvero la declinazione di Oppo per Android 14. L'abbiamo installato sull'Oppo Find N2 Flip, peraltro personalizzato con la cover Kibo, è bellissima, Kibo scusate, e andiamo un po' a vedere cosa cambia, cosa migliora questa nuova release del sistema operativo che si chiama appunto Color OS 14. Sarà disponibile come aggiornamento via OTA, quindi da impostazioni basta andare in informazioni sul dispositivo, Color OS e fare l'aggiornamento. In questo caso non l'abbiamo già fatto, quindi è già presente Color OS, questa è la versione beta ma arriverà a breve, è la versione che ci è stata data per fare le prove. Android 14, Color OS 14 vanno in abbinata per indicare proprio che è arrivato il momento di avere Color OS anche sul pieghevole, sul foldable di Oppo, appunto il Find N2 Flip. Brevemente, batteria 4300 mAh, schermo 6,8 pollici, Alt Dimensity 9000 Plus di MediaTek. È il telefono ancora col Mare Silicon X per sfruttare la fotocamera frontale da 32 megapixel e le due che sono sulla cover esterna, la principale da 50 megapixel e la secondaria da 8 megapixel. La prova del Find N2 Flip la trovate ampiamente su Gizmo, abbiamo fatto vari approfondimenti, ne abbiamo parlato a oltranza, anche andando a coinvolgere, la troverete sempre sul canale YouTube di Gizmo.it, che vi invito a sottoscrivere per rimanere aggiornati sulle nostre novità, sia sul sito gizmo.it. abbiamo fatto vari approfondimenti anche con i manager per capire la strategia di, comunque, che il flagship di quest'anno di Oppo per l'Italia è un foldable flip, il primo peraltro con display da oltre 3 pollici esterno, quindi un display che non è solo di servizio ma anzi funziona proprio con i widget, con le cose, basta sbloccarlo col sensore biometrico e come già sapete ci sono i widget, ma in quelli di più con l'Android 14, quindi con la Color OS 14, poi vi dà le indicazioni, esci, sono disponibili anche nuove applicazioni e insomma alla fine è migliorata anche l'esperienza del display. Cosa vogliamo andare a vedere? Andiamo a vedere un po' così in rapida rassegna quali sono le novità. Allora, intanto vi chiedo scusa perché sentite che oggi ci sono i rumori. Il palazzo che ospita gli uffici di Nessun, quindi la redazione, che è la nostra casa editrice, quindi la redazione di Gizmo, oggi è soggetta a qualcuno che sta rifacendo casa, a quanto pare lungamente, perché continuano a picchiare da giorni e giorni. Quindi scusate il rumore di fondo che sentite. Ripartiamo dal Find N2 Flip con Color OS 14. Allora, primo aspetto che Oppo vuole mettere in evidenza è l'aquamorphic design, che è questa loro impostazione dell'interfaccia che vedete in questo caso, molto ispirata all'acqua, come dicono in Oppo, quindi con queste linee sinuose, questo approccio molto minimal, ed è stato portato a un nuovo livello con nuovi colori, nuovi stili che adesso andremo a vedere. Secondo livello di intervento è dato dal miglioramento della IA a supporto sia del sistema operativo sia chiaramente del reparto fotografico. Insomma, l'IA, l'intelligenza artificiale, è stata introdotta in maniera un po' più pesante per fare in modo che il dispositivo si adegui nel tempo alle esigenze dell'utente. Quindi per fare anche cose in maniera più semplice, cercando di anticipare quelli che sono poi i gusti dell'utente. Terzo elemento di intervento sono le prestazioni, quindi prestazioni più veloci, lo vedete, è reattivissimo, nonché
con la Core OS 13 che avevamo prima fosse meno reattivo. È sempre stato molto reattivo, ma francamente in questo momento è veramente molto, molto veloce. Posso aprire qualunque cosa ed è reattivissimo. E questo vuol dire che anche l'ottimizzazione del Dimensity 9000 Plus, che era già un ottimo SoC, già anche con la Color S13, con la 14 è stato ulteriormente perfezionato. E poi il quarto pilastro è la sicurezza e privacy. Con funzioni che vanno a migliorare ulteriormente, eccolo qua, che vanno a migliorare ulteriormente la gestione dell'utilizzo, quindi a proteggere i dati personali. Quindi con le password, ora è più facile, vi faccio vedere cosa appena installato, cosa dice. Ora è più facile reperire tutte le funzioni perché sono organizzate meglio e tanti controlli perché possiamo iniziare, ci sono molti più controlli relativi alla sicurezza e privacy. Inizia. Eccoli qua. Alla fine, quello che vedete qui, ho fatto una cosa intelligente. Più che integrare le funzioni di Android 14, si è affidato totalmente all'impostazione della sicurezza di Android 14, diciamo puro, con aggiornamenti chiaramente ai proprietari dovuti sulle policy di sicurezza, sulle piattaforme disponibili che vengono utilizzate per proteggere il sistema operativo. Tant'è vero che, per esempio, è disponibile una nuova versione della Galaxy Play. È interessante questa cosa perché di fatto attraverso questo pannello potete andare a vedere il livello, io vi adesso, potete andare a vedere il livello di sicurezza complessivo dello smartphone in un unico pannello, ma non è l'unica novità che permette di differenziare, chiamiamolo così, la gestione di alcuni aspetti cruciali. Allora, procediamo per questi quattro pillar che vi ho descritto. Il primo, l'Aquamorphic Design. Minimal rimane l'approccio minimal, quasi stock, però abbellito da tutti gli interventi. Quando intanto si sta arrivando, ma ve lo racconto, poi andiamo a vederlo. Abbellito da tutti quelli che sono gli elementi dell'interfaccia grafica che abbiamo visto, molto, molto lineari, secondo me molto, molto eleganti. Insomma, Oppo nel tempo ha veramente fatto un lavoro notevole per mantenere un'interfaccia che sia al contempo bella, gradevole, non. Aspettate, devo mettere la password, che non eccede con eccessive grazie di design, ma rimane coerente, ancora più coerente in questo approccio con Color OS 14. Dove sono state fatte le aggiunte e le estensioni? Beh, chiaramente tutti i perfezionamenti estetici che in questo momento vanno a caratterizzare ciò che vedete. Ma poi, per esempio, sono stati messi delle nuove suonerie. Quindi, in suono e vibrazione, nella suoneria, eccola qua, ci sono nuove suonerie. Qui qua, Team Aquamorphic, ce ne sono diverse, tantissime, 10 addirittura, oltre 10, 10, 10, 10 preimpostazioni e anche i temi, chiamiamoli così, i suoni di sistema sono stati aumentati, migliorati, perfezionati in sintonia con le suonerie che sono state fatte, che sono state create. Questo ancora una volta per avvicinare, per rendere ancora più personale l'utilizzo. Non manca, lo vedete, il Dolby Atmos che è stato sempre presente. Io, nel mio caso, lo vedete, preferisco tenerlo impostato in maniera specifica in base allo scenario, quindi se ascolto la musica si adatterà alla musica, eccetera, 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 ma questo è fondamentalmente è quello che abbiamo già visto anche sulla Color S13, così come è stato migliorato lo haptics, quindi l'effetto di intensità di vibrazione in risposta ad alcune sollecitazioni o anche mentre si ricevono, per esempio, le notifiche, c'è cioè la vibrazione aptica. Vi faccio sentire una suoneria di quelle nuove. Vediamo. Ce ne sono tante, io proviamo Aura. Adesso sto facendo. Ecco.
Ecco, io sono per una cosa più tranquilla, per cui ho scelto questa. Sempre in tema di aquamorphic, cosa accade? Accade che si possono personalizzare, quindi sfondi e stile, gli elementi di personalizzazione sono stati amplificati, come con i colori, quindi andando a scegliere un maggior numero di schemi di colore. Io ho sempre quello neutro perché mi piacciono questi colori fumé, però potete anche semplicemente andare a prendere altri colori che si ispirano allo sfondo. Quindi in base allo sfondo, questo qui per esempio è nero, ma se voi cambiate lo sfondo, i colori che vi suggeriscono, la combinazione di colori delle icone eccetera che vi suggerisce, sono diverse. Non solo, ci sono anche gli sfondi, eccolo qua, a questo punto parliamo di sfondi, gli sfondi che cambiano nel corso della giornata, quindi diventano più chiari, sono più chiari al mattino e più scuri alla sera, quindi si adeguano all'orario del giorno. Sono tantissimi gli sfondi, possiamo prenderne uno, un po' colorato, vi faccio vedere anche come cambia lo schermo. Vediamo arancione. Perfetto, stile Gizmo. Mettiamo, lo applico a entrambe le schermate. E adesso cosa succede? Che nei colori dello sfondo sono cambiati, sono diventati un po' più accesi. Io mantengo sempre questo. C'è l'illuminazione dei bordi, questa è derivata dalla colorless precedente. Quello che su cui ho lavorato è rendere molto più coerente il tutto anche nelle animazioni, per cui ci sono le nuove animazioni che partono su alcuni elementi del sistema operativo nativi. Le notifiche, per esempio, possono partire, eccole qua, possono partire da questa zona qui dello stato della barra di stato e essere un po' come delle pillole che vengono inserite lì, per esempio quando si fa una registrazione. Allora facciamo così, cancelliamo queste notifiche, facciamo partire la registrazione vocale, ok? La facciamo partire. E rimane qua, come delle pilloline, come delle notifiche che rimangono lì, e questo avviene principalmente, chiaramente potete sempre fermarla, ok, o riaprirla e salvarla, in questo caso rimane lì, così vi avete memento di quello che intendo dire. Queste notifiche, che sono principalmente riguardano gli elementi di sistema, si chiamano a prendere il nome di Aqua Dynamics, ovvero sono dei servizi che in tempo reale mostrano cosa state facendo, cosa sta avvenendo, e fa parte anche in questo caso dell'Aquamorphic Design. Sempre parliamo ancora di stile, e allora a questo punto parliamo di stile, torniamo nella schermata dello stile. Perché? Perché l'Always on Display prende nuovi temi, in particolare prende il tema della natura, questa qua, l'impronta energetica, l'impronta di carbonio, che in qualche modo misura in tempo reale quello che è il vostro l'uso del telefono, ma soprattutto i passi che fate per cercare di ridurre l'impronta di carbonio. Per esempio, qua vi dice totalizzare 10.000 passi anziché usare altri mezzi di trasporto può ridurre fino a 1,74 kg di emissioni di carbonio. Quindi, quando avete l'Always on Display e voi camminate, lui sta dicendo in base a uno dei passi, per esempio, quanto non avete contribuito ad aumentare la vostra impronta di carbonio. È carino, interessante. Ve lo dico sempre, allora, l'Always on Display ve lo dico in modo chiaro, ma se volete onesto. L'Always on Display è sempre divertente, anche perché poi lo vedete sull'esterno, quindi lo vedete anche sul display esterno. È sempre divertente perché vi permette di avere sott'occhio varie informazioni, come in questo caso le notifiche, l'impronta, potete personalizzare, è un ulteriore elemento di personalizzazione dello schermo, ed è tutto vero. Io personalmente, come avete notato prima, era disattivato, non lo uso. Non lo uso perché voglio massimizzare la
la durata della batteria e il rollo display impatta abbastanza sulla durata della batteria. Quindi il trade-off è totalmente aderenti a quello che è lo schema grafico di Android, quindi sfruttare tutte le possibilità di personalizzazione da acceso, da spento, in stand-by, eccetera, del display e del sistema operativo, oppure come faccio io faccio così e vi assicuro che non solo questo telefono, con qualunque smartphone avrete un incremento di un buon 20% dell'autonomia. Io preferisco fare così, ma questo non toglie che sia molto bello avere un Always On Display curato e raffinato come quelli che propone Oppo con la Color S14. Parlando di smart, parlando di efficienza, passiamo al secondo gruppo di novità introdotte da Oppo con la Color S14. Quindi la I, ve l'ho già detto, la I che vi assiste anche nel touch, per cui rende più preciso il touch, infatti lo vedete che rende più preciso il touch, anche quando tocco le icone e qualunque cosa, non la sentite, ma la I in pratica vi aiuta ad avere una maggiore precisione. A me capita tantissime volte di sbagliare, di prendere, eppure con Color S14 che sto usando da qualche giorno mi rendo conto che la reattività è migliore grazie all'aiuto. C'è poi chiaramente il file dock, ovvero c'è la possibilità di sfruttare meglio la produttività e l'aspetto smart. Dov'è? Allora, nelle impostazioni. Dovete andare, se non avete mai attivato, caratteristiche speciali, barra laterale intelligente, accetta e continua, ed eccola qua, la barra laterale intelligente. È sostanziata da questo trattino, non nascondere, eccolo qua, e questa è la barra laterale intelligente, con le applicazioni che potete utilizzare, quindi vedere tutti i file recenti. Può fare delle applicazioni come per esempio, che ne so, aprire foto e quindi lo aprite qua e diventa e ve lo apre in finestra. E questa è la cosa bella. Che la AI anche in questo caso interviene perché non oltre a potervi aiutare a rendere più efficiente l'utilizzo dell'interfaccia, vi apre in finestra anche le applicazioni che decidete di mettere nella dock. Perché sotto continuate ad avere qua, per esempio, su qua questo multitasking è basato su tre livelli, perché abbiamo il registratore vocale che sta funzionando in quel caso lì. Sotto stiamo impostando stiamo configurando il sistema operativo personalizzandolo. Sopra, a livello ancora sopra, abbiamo questa finestra movibile con Google Foto, quindi con le nostre foto che possiamo andare poi a copiare, utilizzare, eccetera. Anche ancora una volta, in questo caso, la produttività con le note, utilizzando documenti, utilizzando siti, potete, per esempio, dalle foto che abbiamo visto o dall'applicazione del File Dock, dalle foto, prendere, trascinare, fare più cose contemporaneamente. E quindi aumentare la produttività sfruttando al massimo il display del 6,8 pollici. Questa cosa qui è interessante anche perché con un tablet, per esempio, di Oppo che permette di usare i due device abbinati, quindi di condividere i display, potete controllare dal tablet l'Oppo Find N2 Flip e andare a gestire tutti i contenuti anche trasportandoli in locale sul tablet per aumentare la produttività e la coesione fra i sistemi, fra l'ecosistema di Oppo. Tutto questo non sarebbe possibile se Oppo non avesse attuato il terzo livello di intervento, cioè aumentare le prestazioni su più fronti. Intanto con Color S14 debutta il Trinity Engine. Ok, intanto torniamo sulle informazioni del dispositivo, perché adesso vi spiegherò perché. Il Trinity Engine, che è il motore che lavora, diciamo, sotto al sistema operativo per ottimizzare al massimo le applicazioni, i servizi di sistema e quant'altro, anche in questo caso c'entra la IA e il machine learning, perché con il Trinity Engine, di fatto, cosa succede? Che si mantengono sempre elevate le prestazioni del sistema operativo, quindi dello smartphone, perché si capisce come, perché cerca di
di studiare, di capire quali sono le abitudini, quali sono le applicazioni che vengono utilizzate e le ottimizza. Non solo, ovviamente, c'è tutta la parte di pulizia del classica del dispositivo. Tutte le informazioni classiche di gestione del dispositivo che si trovano in questa applicazione. Quindi da questa applicazione, fate ogni tanto ottimizza, vi toglie tutti i residui, tutte le cose che vanno da appesantire, controlla anche se ci sono dei problemi di funzionamento e ve lo ottimizza al massimo. Cosa interessante negli strumenti è che potete usare alcune funzioni di privacy, come ho detto prima, quindi potete bloccare delle app protette o dei dati protetti da password, potete nascondere, quindi non saranno visibili, chiaramente gestire informazioni di SOS, ma ancora una volta potete fare l'app cloner, che sembra una cosa un po' sottovalutata, ma di fatto vi permette di avere due app con due account diversi. Poi scegliete voi quale app e quale account utilizzare e creare lo spazio per i bambini in modo tale che chi usa, se un minore va a utilizzare questo dispositivo, magari non vede alcune app, ma vede solo quelle che decidete e quelle che non prevedono, che ne so, l'accesso a internet piuttosto che altre funzioni che ritenete non sane per il vostro bambino. Queste sono scelte vostre. Oppo vi mette a disposizione tutto quello che può per assicurarvi la massima sicurezza. C'è la virtualizzazione della RAM nuova che fa parte del Trinity Engine, e quindi con la virtualizzazione della RAM e anche della CPU, il Trinity Engine va sostanzialmente a migliorare con la RAM le prestazioni, perché virtualizzandola praticamente non è l'estensione della RAM già presente, questa qui non è questa, questa è l'espansione. La virtualizzazione usa lo storage sempre per virtualizzare la RAM e quindi andare a creare, come fa in un sistema operativo per computer, a creare un ambiente nel quale si rendono più efficaci le chiamate di sistema, e quindi il trasferimento dei dati virtualizzando la RAM diventa più veloce, perché il set di informazioni che l'applicazione, che il SOC, che il sistema operativo ha bisogno, sono già lì pronte in questa fase di in questo spazio virtualizzato dedicato. Lo stesso cosa funziona con la CPU. La CPU in questo caso permette di bilanciare le prestazioni e l'impatto energetico, perché permette di virtualizzarla laddove, per esempio, non è necessario usare al massimo la potenza, e quindi sostanzialmente quello che fa è ridurre l'impatto energetico sulla batteria, creando un buon bilanciamento fra quello che è l'autonomia e quello che è l'esigenza in quel momento di uso della batteria e del SOC. In termini pratici, se siete con lo Always On Display, virtualizzando la CPU, per esempio, no, dato che non viene utilizzata la CPU, di fatto viene spento fisicamente sostanzialmente tutto il SOC, e si vengono tenute attive solo quelle 4, 3, 2 funzioni che servono per utilizzare l'Always On Display. Parlando di efficienza energetica, è importante dire una cosa che usa SuperVOOC, ovviamente. SuperVOOC è stato ulteriormente migliorato nella ricarica intelligente, perché potete selezionare a restare la ricarica all'80%, di utilizzare la ricarica intelligente, che praticamente mantiene sempre, non fa riscaldare, usa i sensori, i numerosi sensori della tecnologia SuperVOOC, che sono una parte nella batteria e una parte nell'alimentatore, per cui bisogna usare solo e esclusivamente gli alimentatori originali di Oppo con la SuperVOOC per ricaricare il Find the New Flip.
perché se no da una parte rovinate la batteria, dall'altra non avete questa linea logica di sensoristica che risparmia, che aumenta i cicli di vita, quindi risparmia la batteria da un uso eccessivo della sua architettura, della sua capacità. Ed è importante perché vuol dire poter contare su una batteria più longeva nel tempo, meno soggetta a fattori di obsolescenza dovuti alle ricariche ad alto voltaggio. Stiamo parlando di 67 watt, quindi non pochi. Infine, l'ultimo punto riguarda ancora la privacy, che permette di, per esempio, utilizzare l'editor delle foto con gli screenshot per pixelare il nome della persona di cui avete scattato lo screenshot di una chat, per intenderci, e questo è un esempio. Quindi il nome o la foto della persona dello screenshot della chat viene sottoposta a cosiddetta pixelatura, quindi non compare, non si saprà mai se quindi te condividere quello screenshot chi ha scritto e quando l'ha scritto. Altri upgrade generici che vi dico che riguardano, afferiscono sempre al grande mondo che vi ho già descritto della CoreOS 14, sono magari un po' più specifici, ve li dico così in rullo. Il primo, le funzioni del display esterno sono aumentate, come vedete, potete personalizzare in maniera molto più intensa la copertina esterna, potete gestire le mini app, quindi tutte le app che volete, ce ne sono di nuove, potete aggiungere, alcune sono ancora sperimentali, ma vi consiglio di usarle, tra cui Gmail avete visto, chiaramente la gestione delle chiamate, la digitazione vocale e potete scegliere se... Questo è interessante, se disattivare subito o dopo qualche secondo, diciamo subito, il display quando lo aprite, quando aprite e chiudete il telefono. Altra cosa interessante che riguarda sempre il display è il refresh rate, perché il refresh rate ora può essere impostato su tre livelli: il 120 Hz, che è il massimo raggiungibile dallo schermo AMOLED dell'Oppo Find N2 Flip, ma anche a 90 Hz e a 60 Hz. Interessante è questo. Allora, ve lo faccio vedere. Andiamo sulla miglioramento di immagini. Questo motore 01 Ultra Vision è sempre disponibile ed è fondamentale se guardate lo streaming. La cosa che vi dicevo è questa: quindi il display potete tenerlo sui 60 o sui 120, e su qua non c'è, è come prima. Per quello che cambia è questo, cioè per ogni applicazione potete scegliere qual è il refresh rate che preferite. Lasciarlo su 60 o su predefinito 120, come ho messo io nel caso là. Se mettete standard, non potete farlo. Se mettete 120, potete andare a stabilire che quando aprite Calendar non vi serve dover impegnare così tanto display, che ha anche un impatto sulla batteria, che ha anche un impatto sul processore, che ha anche un impatto sulla GPU, bla bla bla. Il Calendar va a 60, ci siamo intesi. Però, per esempio, Disney lo volete a 120, ok? Il 90 arriverà, ci è stato detto che fa parte di un aggiornamento futuro, però intanto questo già decide in maniera così granulare, vedete foto a 60, Gboard perché avere il 120 a 60. Avere già questa possibilità secondo me è utile perché se vi mettete lì praticamente potete ulteriormente ottimizzare l'efficienza e la reattività del telefono, riducendo anche l'impatto sulla batteria, quindi aumentando anche l'autonomia, scegliendo in maniera granulare quali sono le app che volete che vadano a 120 e che invece vanno a 60, senza troppi sforzi. È comunque un'operazione di fine tuning che vi può essere utile per disattivare certi comportamenti che alla fine poi non servono più di tanto. Non sono più di tanto perché, francamente, avere i 120 Hz su un'app che mostra solo delle chat è un po' uno spreco, no? Però,
ognuno nella vita, potete anche lasciarlo così, nessuno vi dice nulla, fate quello che vi pare. Rollout, allora, il rollout è iniziato, la Core OS 14 sta arrivando sugli sugli Oppo Find N2 Flip. La versione globale arriverà nei prossimi giorni. Stiamo provando, come vedete, una versione non proprio definitiva, però sufficientemente completa. È una questione di attendere qualche giorno, perché poi alla fine la cosa interessante, questo lo potete trovare nell'articolo su Gizmo, non, il rollout non è solo limitato al Find N2, ma i piani di Oppo si estendono anche a Find X5, Reno 10 Pro, Reno 8 Pro, Oppo A77, nel corso dell'anno, quindi in questa fase finale, anche al Find X3, a tutta la gamma Reno 10, Reno 8, 8T, Oppo F23, Oppo A98, Oppo 78, Oppo A77. Con il nuovo anno arrivano anche il completamento di altri modelli, magari un po' meno recenti, ma insomma, Core OS 14 sta arrivando su tutta quello che voglio farvi capire, che arriva tanto sulla fascia Find quanto sulla fascia Reno, e questo vuol dire che Android 14 sarà sempre più diffuso all'interno della famiglia Oppo. Noi lo stiamo provando sul Find N2 Flip, questo è, lo ripeto. L'aggiornamento è gratuito, l'unica cosa che dovete fare è andare qua e sperare che un giorno, quando Oppo starà facendo il rollout, sia il vostro turno e lo potete scaricare. Sono date che non posso dirvi, ci è stato indicato che sta per arrivare, che arriverà nelle prossime settimane. Io francamente non posso dirvi a livello quali sono le scelte aziendali su questa politica di distribuzione dell'aggiornamento, ma arriva. Su questo state tranquilli. Questo di fatto è una sorta di excursus molto lungo e approfondito, me ne rendo conto, su tutte quelle che sono le potenzialità del nuovo aggiornamento, che va completare, perfezionare, portare a piena maturazione la Color OS, tutte le cose che abbiamo visto nella 13 le va a portare a maturazione e a compimento nella 14. Soprattutto c'è Android 14 che, come ultima cosa, impatta anche sulla parte fotografica, perché questa è una domanda che abbiamo fatto quando abbiamo seguito il webinar di presentazione della parte fotografica. Ci è stato detto che con la versione definitiva della Core OS 14, con Android 14, anche la parte di IA e anche con la parte fotografica abbinata con Mary Silicon X sono stati migliorati, verranno migliorati in termini di resa, di granularità delle foto, e chiaramente senza mettere in discussione tutta la parte di reparto fotografico ingegnerizzato con Hasselblad, quindi con tutta la parte manuale gestita da ingegnerizzata con Hasselblad, ma anche con la parte con X-Pan, che secondo me è la forma fotografica più divertente che si possa avere. Dai nostri resoconti ci sembra che sono alcune foto, qua addirittura arriviamo al limite del display, però questa è una foto fatta con Color S14, direi che, insomma, notevole, no? Queste sono foto vecchie, però se faccio vedere un'altra foto un po' più recente che ho fatto con il Color S14, perché purtroppo le ho scaricate, eccole qua. C'è di che dire, insomma, era già notevole l'esperienza fotografica, nonostante sia un flip, e quindi magari uno potrebbe avere delle
dei dubbi che c'è stato in qualche modo compromesso qualcosa. No, non c'è stato nessun compromesso da parte di Oppo. La resa fotografica è quella della classica di Oppo con tutta la parte di Hasselblad, e per di più sono stati, come vi accennavo, sono stati migliorati anche gli strumenti di editing, anche in questo caso basati sulla AI. La parte fotografica è forse quella che, se vogliamo, si vede meno l'intervento della Corel S14, ma a livello come dire, puramente visivo, di impostazione, ma nei fatti è quella su cui si ottiene un'esperienza ugualmente migliorativa, così come nel complesso lo è l'utilizzo della Find N2, che finalmente può esprimere tutte le sue potenzialità con Android 14. L'excursus sulla Color S14 basata su Android 14 installata sul Find N2 Flip di Oppo è finita. Sul sito potete trovare ulteriori informazioni. Vi auguro che riceva presto aggiornamento, perché vedrete il vostro telefono letteralmente rinascere. Ciao e a presto da Luca.